Ci siamo, appuntamento con il basket di Agropoli e con la puntata sportiva di Cilento Channel. Parliamo di campionato di Serie C Gold. Siamo all'ultima giornata di campionato prima di cominciare con la fase a orologio. Domenica prossima, gentili telespettatori, ci aspetta la gara contro il Cercola e quindi intervistiamo oggi qui al Pala di Concilio due elementi storici del basket agropolese. Sono due ragazzi di Agropoli, sto parlando di Marco Di Mauro e Amedeo Norci. Bentrovati. Bentrovati. Buonasera, grazie. Chi è il più grande tra di voi? Io. Allora parto da Marco. Marco è una figura, diciamo, storica, è ancora giovane, però comunque rappresenta, insomma, è nato ad Agropoli come cestista e sta continuando a giocare naturalmente nelle fila della New Basket Agropoli, trainando insieme ad Amedeo tutti gli altri ragazzi giovani di Agropoli che si ritrovano in questo campionato, pensate, al secondo posto in classifica, a 12 punti. La prima in classifica, il Lamezia, soltanto a 14, quindi due distanze, due punti li separa soltanto, e domenica prossima c'è la grande opportunità, chi lo sa, magari di arrivare a pari punteggio, o no? Che dici, Marco? Sì, sì, domenica dobbiamo soltanto sperare che Lamezia faccia un passo falso ad Angri. E poi, se tutto va bene, noi facciamo una buona gara, possiamo anche provare di ingaggiarli. Ecco, per quanto riguarda invece questa rivelazione tra le vostre fila, tanti ragazzi di Agropoli, state dando una prova davvero efficace della funzionalità di un team, ma soprattutto sportiva, di voi atleti. La squadra è stata costruita, diciamo, per provare a fare bene, e sui ragazzi di Agropoli si è puntato molto, quindi credo che stiamo dimostrando il nostro valore. Bisogna continuare solo così, a vincere e ad allenarci bene. Io devo dire, Marco, che quando ho assistito ai primi allenamenti, per voi, ecco, c'era molta fatica. E devo dire che avete recuperato molto bene, perché adesso siete più agili, più snelli. Sarà la voglia di giocare e di vincere, oppure c'è qualche altro, insomma? Guarda, rispetto ai ragazzi un pochino più giovani, ci sta che noi due, soprattutto io che sono il più anzianotto, va, entra dopo nei meccanismi. Però sai, la voglia di vincere, la voglia di provare a giocare bene, la voglia di provare a fare tutto, poi ti porta a questo periodo essere un buon livello come tutti quanti gli altri, soprattutto quei ragazzi più giovani. Amedeo, secondo te qual è la squadra più, al di là della Lamezia, insomma, più insidiosa del campionato? Sicuramente credo Forio, dell'altro girone, che sta prima in classifica. Oggi ha giocato contro Benevento ed ha vinto in maniera importante, quindi credo sia la squadra la più temibile, poi tutte le altre a ruota, e credo che in questa diciamo bagarre ci siamo anche noi, che possiamo fare molto molto bene. Marco, invece nei vostri spogliatoi c'è, diciamo, un cestista idolo, simbolo della squadra che trascina poi un po' tutti? Guarda, nel nostro spogliatoio il nostro idolo è proprio Amedeo, che con le sue storie poi ci fa abbastanza divertire. Diciamo che non ci sta un idolo in sé per sé, siamo tutti quanti molto uniti, siamo tutti quanti molto affiatati, quindi questo farsi pure, che si vede la domenica, che ci permette di poter giocare anche nei momenti di difficoltà, giocare bene e giocare insieme. Quindi idoli nessuno, siamo tutti idoli nel nostro spogliatoio. Allora, chiudiamo con un messaggio a Coach Lepre da parte di Amedeo e di Marco Di Mauro. No, io chiedo a Coach Lepre di stare più calmo e di farmi giocare di più, ovviamente. No, a parte gli scherzi, continuiamo così e continuiamo ad allenarci bene e andiamo avanti. Io voglio ringraziare Franco, perché in questi ultimi anni non ho giocato ad Agropoli, ho giocato fuori. Quando ci siamo sentiti prima, un po' di tempo fa,
lui mi ha detto c'è la possibilità di poter venire a giocare ad Agropoli, lui mi ha fatto venire subito, quindi lo ringrazio. Ovviamente e ringrazio anche il presidente Angelo Farise, perché giustamente mi fa segno da lontano, e quindi niente, lo volevo ringraziare in primis perché mi ha dato l'opportunità di poter tornare ad Agropoli. Faccio una breve parentesi prima di congedarvi. Tu sei anche allenatore o sbaglio? Io sì, sono stato anche allenatore. Vogliamo salutare magari le tue ragazze? No, le ragazze non le alleno più, non le alleno da un paio d'anni, però sono stato anche allenatore. Grazie ragazzi, grazie a voi. Crepi, crepi. Proseguo. Grazie, crepi. Ora è il momento di parlare con Coach Lepre, fare il bilancio della scorsa partita e affrontare l'ultima di campionato prima della fase a orologio. Come sapete già, nella fase orologio, al di là del punteggio di domenica prossima, noi della New Basket Agropoli giocheremo sicuramente 3 partite in casa e 2 fuori casa. Ho detto bene, Coach Lepre? Sì, diciamo questo qua è stato il primo obiettivo a cui siamo arrivati con la vittoria di domenica scorsa a Rende, un obiettivo che ci eravamo prefissati come gruppo, come società, per giocare 3 gare in casa, quindi siamo contenti al momento del nostro primo mini obiettivo raggiunto. Adesso ci aspetta un altro, ovviamente. E allora Rende davvero una prestazione eccezionale. Noi agropolesi siamo saltati davvero dalla sedia quando abbiamo visto il risultato finale, almeno nel mio caso, perché poi mi sono collegato in ritardo, ma suppongo che tanti altri telespettatori su Facebook hanno seguito la partita. Andiamo a domenica prossima. Cercola, non facile come sempre, perché le squadre davvero sono tutte, devo dire, equilibrate. Come affronterai la partita e come ti stai preparando all'eventuale fase a orologio? Allora, noi la partita di Rende ci ha dato conferma del buon momento che stiamo vivendo a livello tecnico. Dal mio punto di vista, ovviamente da bordo camo, ma anche rivedendo le partite, stiamo in una fase in cui giochiamo una buona palla a canestro e in cui ci riusciamo a divertirci in mezzo a campo e a divertire chi ci guarda, quindi questo è un aspetto molto positivo. Per quanto riguarda domenica è molto complicata la partita, perché è una squadra che è abituata a giocare a ritmi molto alti e vuole giocare a ritmi molto alti, e di conseguenza deve essere bravi a pareggiare la loro intensità in mezzo al campo. In questo modo le nostre capacità tecniche, tattiche possono venire fuori. Se invece facciamo l'errore fatto a Cerco, in cui ci siamo fatti mettere le mani addosso, sportivamente parlando ovviamente, senza essere intensi, senza metterci energia nelle cose che facevamo, ovviamente si rischia di fare brutte figure, e questo non lo vogliamo sicuramente. Già da martedì, anzi da domenica sera a Cercola, già si pensava alla gara domenica sera a Rende, già si pensava alla gara con Cercola in casa e di come la dobbiamo giocare. Facciamo una piccola parentesi sulla fase orologio prima di chiudere. E hai già dato uno sguardo alle squadre, insomma, il livello delle squadre e quelle che creeranno delle preoccupazioni? Le preoccupazioni non lo so, dipende sempre dagli obiettivi che si hanno sicuramente. Noi, il nostro obiettivo iniziale era quello di ben figurare, di andare più avanti possibile, penso che lo stiamo facendo, quindi affronteremo la seconda fase in modo molto tranquillo e sereno, sia noi che la società, perché non abbiamo pressioni da dover a tutti i costi vincere o arrivare ad obiettivi importanti. Se arriveranno saremo i primi a festeggiare, ovviamente, ma questo è fuori dubbio. Per quanto riguarda le altre squadre, niente, è un girone diverso completamente rispetto al nostro. L'idea che mi sono fatto io è che è un girone dove si gioca più a metà campo, nel senso che nel nostro girone abbiamo incrociato squadre molto, molto intense, molto atletiche, molto fisiche, in cui si difendeva forte, si correva tutto campo in transizione. All'altra parte sembra che giocano più nella metà campo offensiva, perché sono squadre strutturate in un certo modo. Faccio un esempio: Ischia ha il lungo Markovic che è 2,15. Ovviamente giocare con un ragazzo di 2,15 in mezzo al campo devi per forza rallentare i ritmi, quindi non puoi pensare di correre 40 minuti, ovviamente. Casetta c'ha di Costa 2,18, quindi parliamo di giocatori importanti, in ruoli importanti, però con una taglia fisica importante che consente di fare un certo tipo di pallacanestro. Allora, l'idea che è emersa in queste prime partite, in questa fase regolare, è che nell'altro girone si tende a giocare più a metà campo, essendo nei 14 metri. Nel nostro invece si cerca di fare più una pallacanestro totale, quindi nei 28 metri del campo.
Vediamo che succede, io sono molto curioso, se non ti dico la sincera verità, di affrontare queste squadre che molte di loro sono state costruite per vincere. Quindi siamo curiosi di competere con loro e vedere il nostro livello, a che punto siamo con la nostra pallacanestro. Bene, allora io chiudo con te dando l'appuntamento ai nostri telespettatori domenica prossima alle ore, coach? 19, sperando che vada bene, poi forse anche l'altra domenica esce uscire il calendario, dovremo rigiocare in casa, si presume, però aspettiamo sempre notizie dalla federazione. Bene, grazie ai nostri sponsor, grazie al presidente Angelo Farese e vi salutiamo qui dal Pala di Concilio, tutti collegati domenica, mi raccomando. Bene, grazie a tutti.